Vincenzo Balzani, uno dei più autorevoli pianisti italiani, concertista esibitosi nei più prestigiosi teatri italiani e del mondo, sia come solista, sia in orchestra, in formazioni cameristiche, direttore artistico di molti concorsi internazionali, uno tra i didatti più ricercati dei giovani pianisti, sarà il protagonista mercoledì 13 aprile del Concerto per la Pace, organizzato nell'ambito della rassegna di Trapani Classica. Il concerto sarà preceduto da una masterclass in tre sezioni, l'11, il 12 e il 13 aprile, sempre a Trapani al Conservatorio Antonio Scontrino. Concerto per la pace, in modo tale che sia un messaggio anche all'interno di questo festival di Trapani Classica, un messaggio di speranza. Noi tutti musicisti abbiamo amici in Russia, in Ucraina, in tutto il mondo, in Cina. Dobbiamo tentare quindi di lavorare con molta forza e di far sentire ai giovani che c'è un futuro. Ho voluto portare un programma che fosse il più possibile, appunto, comprensivo di quello che è un po' il percorso della musica dal clavicembalo fino ad oggi. Quindi comincerò con Scarlatti. Il papà di Scarlatti era nato, Alessandro Scarlatti era nato a Trapani, tra l'altro. Continuano le attività di Trapani Classica, l'associazione culturale e musicale nata nel cuore della Sicilia occidentale per diffondere e ampliare la cultura artistica, musicale e letteraria grazie all'organizzazione e alla promozione di attività come concerti, festival, concorsi e corsi di alto perfezionamento. Trapani Classica continua il suo percorso con grande successo. Come vi ricordate, abbiamo inaugurato il giorno 5 di marzo, abbiamo già fatto i nostri tradotti letterari, abbiamo avuto la presenza di giovani pianisti che hanno suonato presso il Conservatorio di Trapani, tre giovani pianisti, e adesso l'appuntamento appunto con il maestro Balzani, e la stagione continuerà fino a maggio con altri prestigiosi musicisti.